Le appassionanti avventure di Rayan e Miran continuano nella terza puntata di Erkay Amore e Vendetta, la soap opera turca trasmessa su Real Time. La puntata, intitolata Tutto per tutto e Il grande giorno, vede i protagonisti alle prese con colpi di scena e intrighi che coinvolgono tutti i personaggi. Miran e Rayan dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni, mentre un'altra donna, Gonul, esigerà i propri diritti. La disperazione di Miran e la lotta per la vita di Gul. Miran, interpretato da Akin Akinozu, è sconvolto dopo aver appreso che la casa in cui si trovava Rayan è andata in fiamme. Non è ancora chiaro se la donna si sia salvata oppure no, e Miran sprofonda nella disperazione. Il rapporto con Rayan era iniziato per vendicarsi dell'assassinio dei propri genitori, ma non può negare di provare dei sentimenti per lei. Nel frattempo, la piccola Gul, sorella minore di Rayan, combatte tra la vita e la morte in ospedale, e tutti attendono un miracolo. Miran deve fare i conti anche con la rabbia di Gonul, legalmente sua moglie, che esige che adempia ai suoi doveri coniugali. Miran, tuttavia, la caccia via e confessa di non essere innamorato di lei. La ricerca disperata di Rayan, interpretata da Ebru Sain, non può rimanere nascosta per sempre a casa dello zio, né può tornare a casa dopo essere stata disonorata da Miran. Sa che se rientrasse in famiglia, il nonno Nasu la tratterebbe peggio di prima e cerca quindi una soluzione. Miran, dal canto suo, è disperato e travolto dai sensi di colpa. Inizia così una ricerca frenetica di Rayan, convinto che sia ancora viva. Mentre vaga per le vie della città, Rayan incontra Azat, che le sconsiglia di entrare in casa. Tuttavia, non fa in tempo a portarla via perché arriva Yaren, da sempre gelosa di Rayan e innamorata di Miran. In pochi secondi, tutti i familiari vengono a conoscenza della situazione. La minaccia di Nasu e la proposta di Azat. Nasu, anziché ascoltare Rayan, la picchia e minaccia di ucciderla per aver disonorato il cognome della famiglia. Miran, avvisato da Fira, corre verso la magione e assiste al momento in cui Nasu concede un giorno di tempo a Rayan per trovare un nuovo marito, altrimenti la ucciderà. Il giorno seguente, Azat propone a Rayan di fuggire via insieme e sposarsi, ma la ragazza oppone resistenza. Il colpo di scena arriva sul finale, quando Azar, il padre di Rayan, ha un'idea che salva la figlia dalla morte. La terza puntata di Erkay Amore e Vendetta si conclude così, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso in attesa della prossima puntata.